Non so se tu hai avuto modo di vedere negli ultimi tempi lo stato dello stadio comunale di Sanremo. Che effetto ti fa tu che l'avevi lasciato 4 anni fa in ben altre condizioni, credo? Dispiace perché Sanremo si merita sicuramente una squadra e uno stadio a un livello superiore di quello che è. Mi sono reso conto che a Sanremo viene tanta gente o c'è tanta gente che pensa solo al bene per se stesso, non gliene frega niente degli altri, vuole solo guadagnare su una società che meriterebbe molto di più. I ragazzi devono andare lì per divertirsi, i genitori non devono intromettersi e poi con i sacrifici, con la voglia, chi vorrà riuscirà a fare quello che gli piace, come ho fatto io. Volevo chiedere anche un commento su quello che è successo proprio ieri a Balotelli durante il ritiro a Coverciano. Insomma, un episodio che forse tu hai anche vissuto dal dentro, no? Negli stadi a Roma, a Firenze. È una cosa bruttissima perché lui, cioè, sappiamo tutti che carattere ha. Però da lì ad arrivare a insulti razzisti, sembra di essere nel terzo mondo. Andiamo a leggere i nomi dei centrocampisti che Prandelli si vorrebbe portare in Brasile. Abbiamo Pirlo, 35 anni, Thiago Motta, 31, De Rossi, 30, Montolivo e Aquilani, 29. Ti chiedo di non essere diplomatico, ti aspetti al prossimo mondiale di essere in questa lista almeno dei 30-31? Mi aspetto no, però lavorerò per provare ad esserci. Che nel ritiro ovviamente di Coverciano c'è Mattia Perin, un tuo compagno di squadra, una persona che è molto avvezza agli scherzi durante queste fasi di preparazione. Lo stai sentendo? Cosa ti racconta del clima che si vive adesso in nazionale? No, no, non lo sento, non l'ho sentito perché ne ho già avuto abbastanza tutto l'anno. Poi io lo conosco da 6 anni, il ragazzo con cui ho legato di più perché eravamo in camera insieme il primo anno nel Genoa, però lui è fuori dal comune. Io penso che sia il portiere più forte che ci sia in Italia. Ma non lo dico perché è il mio amico. Cioè, ne ho visti tanti e lui secondo me è un gradino superiore a tutti.